Benvenuti a Di Sabato, siamo sotto l'albero di Natale che il Comune ha messo in Piazza del Campo ad abbellire la nostra piazza in questi giorni delle feste, proprio sotto la Torre del Mangia, davanti all'entrone, nella cappella c'è il presepe. Quest'albero è molto bello, a me piace tantissimo, piace illuminato di notte e quindi una bella cosa che ci accompagna nel modo migliore dentro la nostra piazza più bella dentro le feste. Noi però dobbiamo occuparci dell'attualità, della cronaca e quindi partiamo subito con i primi due servizi. Uno riguarda il no al patteggiamento chiesto da Ferdinando Minucci, l'inchiesta è quella time out, insomma il giudice, il GUP ha detto niente patteggiamento e quindi Minucci ha optato poi non per il rito abbreviato ma per il processo ordinario. È un no al patteggiamento significativo, vediamo il servizio e vediamo poi l'altro servizio che riguarda invece la richiesta che ha fatto Luca Scarselli, perito dell'avvocato Luca Goracci, della famiglia di David Rossi, della moglie Antonella Tognazzi, della figlia Carolina Orlandi, il perito che ha dato inizio con le sue indagini dentro il filmato tragico di quelle minuti lunghissimi della morte di Davide Rossi ha dato origine poi a tutto il resto e ha chiesto ai magistrati di Genova di essere sentito. Il servizio Veronica Costa, vediamoli. Durante l'udienza per il processo relativo all'indagine Time Out, il GUP Roberta Malavasi si è espressa sulla congruità delle richieste di patteggiamento concordate dagli imputati col PM Nastasi, respingendo le quattro proposte di Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni e Jacopo Menghetti. I quattro imputati sono accusati di reati tributari. La motivazione del rifiuto sarebbe infatti tecnico-giuridica per una modifica apportata dalla riforma dei reati tributari, accolti invece i patteggiamenti di Anselmi e Serpi. In caso il patteggiamento fosse stato accettato, Ferdinando Minucci, che aveva formulato una richiesta di patteggiamento a 4 anni con condotta riparatoria da 650.000 euro più la cifra di 1 milione derivante dalle confische preventive finita alla curatela fallimentare della Monte Paschi Siena, grazie al recente istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, cosiddetto allargato, introdotto dalla riforma svuota carceri del 2015, avrebbe espletato la pena ai servizi sociali evitando quella detentiva. Minucci ha scelto di proseguire con il rito ordinario, mentre gli altri tre imputati hanno optato per quello abbreviato. A causa delle troppe anomalie presenti nel video sulla caduta di Davide Rossi, l'ingegner Luca Scarselli, consulente tecnico della famiglia, chiede di essere sentito dai PM genovesi. Come si legge sul Secolo XIX, Scarselli ha analizzato il video della sorveglianza di Vicolo Montepio, l'unico esistente, sottolineando le varie anomalie tecniche. La procura non ha ritenuto di svolgere approfondimenti per accertare la presenza di individui e non ha acquisito le celle telefoniche. Non ha ritenuto necessario effettuare una perizia per eliminare ogni dubbio sull'integrità e autenticità del file e del video, ha affermato il consulente tecnico della famiglia Rossi. Solo dietro esplicita richiesta, come si legge nel Secolo XIX, verbalizzata in occasione del sopralluogo con i carabinieri del 25 giugno 2016, veniva acquisito un file su supporto multimediale, mai precedentemente inserito nel fascicolo e detenuto dalla questura di Siena, nel formato originale della ripresa e quindi in astratto, non artefatto. L'approfondimento condotto su tale file fa ritenere tuttavia come, con elevata probabilità, lo stesso non sia stato generato dal DVR in funzione in banca, esaminato durante il sopralluogo. Alcune anomalie del video stesso, persone che svaniscono, bolle bianche che si creano in corrispondenza di uno degli accessi del vincolo, sono state mostrate dalla trasmissione Le Iene. E neppure con l'invio alla scientifica di Roma, conclude Scarselli, si è ritenuto da parte della procura senese di richiedere perizia dell'intero video, ma solo di una porzione, in cui è visibile l'accesso di un individuo alle ore 20 e 27, peraltro senza alcun problema di disturbo visivo. E adesso vediamo al servizio sul caso, diciamo, politico della settimana, politico istituzionale. I voti che non sono stati sufficienti a mettere in approvazione in Consiglio Comunale la delibera sul regolamento attuativo per le norme che vogliono apporre un divieto alle forze che non si dichiarano esplicitamente antifasciste e quindi rispettano esplicitamente la Costituzione che vieta di ritornare al fascismo e ai suoi valori. Beh, questo regolamento doveva essere approvato in Consiglio Comunale, non è stato approvato, sono mancati sei membri della maggioranza, quattro del PD, uno del gruppo misto, uno di Siena Cambia. Ognuno poi ha posto delle proprie personali motivazioni validissime, chi di salute in particolare. Il dato politico è che questa maggioranza non c'è più, neppure di fronte ad una cosa, come dire,
da DNA genetico di una giunta di centrosinistra, e cioè l'antifascismo, il servizio. Ha scatenato numerosi malumori la decisione da parte del Consiglio Comunale di rinviare il voto sulla delibera del regolamento antifascista, che era stato portato al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di ieri. L'assenza di sei consiglieri di maggioranza PD, Siena Cambia e Gruppo Misto, che di fatto ha portato al rinvio della votazione, ha dato adito a numerose polemiche e prese di posizione. L'accusa generale è di aver fatto prevalere logiche politiche e di giochi di forza interni alla maggioranza, a discapito di un tema giudicato fondamentale. È inaccettabile, sull'antifascismo non si scherza, ha detto il vice sindaco Mancuso. Se qualcuno ha pensato davvero di utilizzare questo atto, che è parte del patrimonio di comune cultura democratica, per far pesare la propria consistenza politica nella maggioranza o in qualche partito, ha commesso un atto politicamente gravissimo. Appare abbastanza evidente, aggiunto il segretario della CGIL di Siena Guigiari, come i giochi politici gattopardeschi finiscano per incidere anche a sinistra su argomenti come questi, posizione condivisa anche dalle associazioni di partigiani. Gianni Porcellotti, uno dei consiglieri assenti, ha rispedito duramente al mittente le accuse. Non si strumentalizzi la mia assenza, che è stata per motivi di salute e non tattica. Ad esultare è ovviamente Forza Nuova. Rinvio dettato, oltre che da una crisi di maggioranza, dicono, dal nostro impegno. Era un attentato alla libertà di pensiero. Regolamento antifascista che fa discutere molto. Sembra quasi che si sia dimenticata la storia. Ma sì, da parte di alcuni senz'altro la storia è stata dimenticata o sottovalutata. Infatti da più parti, non solo nella nostra città ma ovunque in Italia, sentiamo dire spesso che è comunque una storia superata, la storia non torna. Certamente la storia non torna mai uguale, però non possiamo dimenticare che la nostra Costituzione per prima, ma poi altre leggi dello Stato si sono succedute per evitare non solo la ricostituzione del Partito Fascista, che non credo sia la questione del momento, ma per evitare comunque il ritorno del fascismo di fatto, nei fatti. Noi la storia ovviamente non l'abbiamo dimenticata, noi l'AMPI è diciamo il punto di riferimento per tutti in Italia e lo è ancora di più nei nostri giorni, per chi la storia non la vuole dimenticare. Tra l'altro noi facciamo anche attività nelle scuole per portare avanti i valori della resistenza, ma anche i valori attuali della Costituzione. Noi crediamo molto e chiediamo fermamente che la Costituzione continui ad essere rispettata e soprattutto che inizi a essere applicata in ogni sua forma. E la nostra richiesta al Consiglio Comunale partiva proprio da questo. Ecco, infatti poi dopo questo regolamento che fa discutere, soprattutto alcune forze, tra l'altro della minoranza in Consiglio Comunale, hanno affermato che lo utilizzeranno anche come campagna elettorale. Beh, sbagliano perché utilizzare come cavallo di Troia per combattere il partito di maggioranza che ha amministrato la città per tutti questi anni nelle sue varie declinazioni che si sono succedute nel tempo, beh, se vogliono fare questo non è questo il modo, io lo sconsiglio fortemente. C'è chi oppone il fascismo, i disastri compiuti dal fascismo con i disastri compiuti dal comunismo. Non è cosa che riguarda questo punto. L'opposto del fascismo è la democrazia e l'applicazione della Costituzione, ripeto, non è altro. AMPI adesso cosa farà? AMPI cercherà di continuerà a lavorare insieme ai componenti del Consiglio Comunale che vorranno portare finalmente a compimento il regolamento attuativo di questa mozione che, ricordiamo, Siena ha sposato fin dal... La mozione è stata approvata all'unanimità nel luglio scorso, ma è nata grazie a un presidio antifascista e grazie alle firme di numerosissimi cittadini, suppongo di tante idee politiche diverse. Quindi l'AMPI continuerà a fare questo, a sensibilizzare sia l'amministrazione sia la cittadinanza. L'AMPI fa quello che ha sempre fatto a partire dal 44, anno in cui è stata costituita.
E adesso invece con il servizio Simona Sassetti entriamo nel clima del Toscana Pride che ci sarà a Siena, non sappiamo quando, nei prossimi mesi. Noi speriamo ardentemente che questa bella manifestazione ci sia dopo le elezioni, perché altrimenti entra nel tritello della polemica, nel tritello della polemica politico-elettorale, e invece questa è una manifestazione che si è tenuta a Firenze e Arezzo con grande successo. La tematica dei diritti per quanto riguarda i gay, le lesbiche, i trans, insomma, voglio dire, questo mondo che viene sinteticamente definito LGBT ha tutto il diritto di essere accolto al meglio in questa città, e non tanto, non ci garba questo discorso, ma vengono 40.000 persone, sarà una bella cosa per il commercio e i ristoranti? No, no, sarà una bella cosa perché questa è gente che è capace di esprimere con orgoglio la propria libertà, è capace di esprimere con orgoglio il proprio modo di rivendicare diritti sacrosanti. Orgoglio e libertà sono temi e valori che questa città forse ha un po' dimenticato. Il servizio di Simona Sassetti. È Siena la città che ospiterà il Toscana Pride 2018. Ad annunciarlo è il comitato promotore della parata del Pride. La città selezionata per ospitare l'evento è proprio Siena, dopo essersi svolto negli ultimi due anni a Firenze ed Arezzo. In piazza, nelle edizioni scorse, sono state portate più di 40.000 persone. Oggi più che mai c'è bisogno di Pride, affermano gli organizzatori. C'è bisogno di ribadire che le unioni civili sono solo il primo passo verso il matrimonio egualitario, che le persone trans e intersex hanno diritto al pieno riconoscimento della loro identità nel rispetto di un principio inalienabile di autodeterminazione, affermano gli organizzatori del Toscana Pride. Nato da un percorso politico intrapreso due anni fa da un'ampia rete di associazioni, il Toscana Pride sarà anticipato da un calendario di iniziative culturali e sportive che animeranno la regione in attesa della parata. Gli organizzatori auspicano una partecipazione forte e convinta delle istituzioni e dei cittadini. Bene, adesso veniamo a un tema doloroso per la città, dovrebbe essere un po' più doloroso per tutti noi senesi, dovremmo sentirla un po' di più questa vicenda. Parlo della chiusura, di fatto, usiamo i termini come sono, dell'Enoteca. Ne parliamo con uno dei dipendenti, Nicola Botarelli, grazie di essere qui. Grazie a te. Io devo dire, ho invitato Botarelli dopo aver letto un suo post su Facebook, come dire, davvero preciso, puntuale, profondo e anche in certe parti commoventi. Ecco, quanti dipendenti siete intanto dell'Enoteca? Adesso siamo rimasti in 7. Già precedentemente ne sono stati licenziati? Sì, sì, mi sembra 2014 o 2015 furono licenziati 7 dipendenti. Quindi eravamo 14, ma ci sono stati periodi in cui siamo stati anche molti di più, insomma, certo, quando l'attività era un po' più sviluppata. 7 dipendenti che adesso attendete le mosse del liquidatore, il liquidatore che è stato nominato l'altro ieri, fra l'altro non diciamo il nome perché c'è una modalità di accettazione dell'incarico, diciamo che è una persona che è anche esperta del mondo amministrativo dal punto di vista anche istituzionale ed è un commercialista molto conosciuto. Questo liquidatore che cosa gestirà? Le lettere di licenziamento sostanzialmente, poco più? Immagino di sì, poi ci sarà tutta una gestione di crediti, debiti, per cui ci sarà da andare a ripianare, immagino, debiti con fornitori, ma principalmente poi anche con noi dipendenti, che abbiamo una situazione creditoria abbastanza importante, direi. Infatti, i contributi INPS non versati da anni. Sì, credo ci sia un buco di un paio d'anni almeno. Ora non lo so precisamente perché non sono cose che seguo io, ma sì, so che ci sono dei buchi. E poi stipendi mancanti soprattutto. Stipendi da quanto, ecco? Diciamo, l'ultimo stipendio pieno riscosso è di giugno. Poi abbiamo preso degli acconti sullo stipendio di luglio e poi siamo fermi, insomma. Contributi INPS non versati, stipendi fermi da luglio, l'attesa della lettera di licenziamento, un bel Natale. Bel Natale, decisamente, sì. Come fu il Natale poi dei nostri colleghi che furono licenziati il 24 di dicembre. Mi ricordo con una lettera che arrivò senza grossi preavvisi, non sapevamo nemmeno bene a chi sarebbe arrivata o meno.
Ecco, lei ha scritto anche che l'azienda non ha accantonato il TFR. Esattamente. Beh, questa è una cosa molto grave. Poi, non lo so, ecco, se su queste vicende così devono passare tutte in cavalleria oppure no, insomma, ma quando è che è cominciato, come dire, il declino dell'Enoteca? Il declino parte da lontano, secondo me, però diciamo che i frutti del declino si sono visti, se non ricordo male, era 2013 più o meno, 2012-2013, quando si cominciò a parlare di problemi economici. A noi dipendenti furono tolte gli straordinari, furono tolte le indennità di trasferta, perché insomma si era già capito, era l'epoca di il segretario generale era Carlesi, mi ricordo, ecco, ci disse che Carlesi ci stava molti anni, insomma, no? Sì, mi sembra più o meno una decina d'anni, credo, ora la mia memoria non è di quelle di ferro, però ecco, da lì poi ci fu il periodo del commissariamento, con un commissario nominato dalla regione toscana, poi c'è stato tutto un avvicendamento di amministratori unici, perché nel frattempo fu cambiato lo statuto, che prima prevedeva un presidente, un consiglio d'amministrazione e un segretario generale, e poi invece anche attualmente prevede una sola figura, che è un amministratore unico che risponde direttamente ai soci dell'Enoteca. Ecco. Comunque sia, qui ci sono i soci, sono la Camera di Commercio, la Regione Toscana, la Provincia di Siena, tutti questi non hanno mai visto niente che le cose stavano andando a scatafascio? Chi ci avevano dentro il Consiglio di Amministrazione? Topo Gigio, chi ci avevano? Non lo so, e questa è una cosa che anche a noi lascia un po' perplessi, perché nel 2000, appunto, non mi ricordo adesso se era il 2013 o giù di là, quando venne fuori il buco famoso che si stimava intorno ai 4 milioni e che portò al licenziamento dei miei colleghi, sembrò quasi un lampo così a ciel sereno, come se nessuno si fosse accorto di niente. Poi la colpa era del ministero che non pagava, esatto, la quota, questa roba qui, che però quant'è, 1 milione di euro il ministero? Sì, ecco. Più o meno, forse poi anche qualcosa in meno. E fra l'altro non si capisce neanche bene se siano esigibili sia esigibile questo credito. E niente, da lì in poi è stato sempre così, un po'. Noi abbiamo avuto la sensazione che anche i soci spesso restassero un po' estranei a ciò che succedeva dentro l'Enoteca, cioè una sensazione strana, noi non sapevamo nemmeno più a chi far riferimento, perché ci affidavamo agli amministratori unici che venivano nominati, ma poi di fatto non trovavamo mai dei riscontri concreti nell'attività da svolgere, certo. Non vedevamo progetti concreti e non vedevamo anche, sinceramente, anche l'interesse dei soci. Sì, devo dire, anche negli ultimi 2 anni ci hanno ricevuto tante volte, abbiamo fatto delle belle chiacchierate, delle belle valutazioni insieme, però poi di fatto, di fronte anche all'operato degli amministratori unici, i soci spesso si sono trovati spiazzati, come se non sapessero bene cosa succedeva. Insomma, certo. Ecco, un po' situazioni un po' paradossali. È come se a me il direttore, io mi occupo del magazzino, degli ordini e quant'altro. Se il direttore mi avesse dato un budget di 10.000 euro, io lo spendo tutto per comprare un vino che non è commerciabile, e lui non mi controlla, e poi un giorno si sveglia e dice: ma noi abbiamo un magazzino pieno di vino, non l'abbiamo venduto, perché? Che si fa? Dove magari cioè, l'attività va controllata, certo. Credo io un po' passo passo. Ecco, insomma, ma fra l'altro anche i privati associati, mi pare che sì. Negli ultimi anni, come dire, ognuno abbia pensato a nuovi veicoli anche di promozione dei propri marchi, dei propri vini, eccetera, anche molto internazionali, per aggredire mercati che altri hanno già occupato, tipo francesi, eccetera, e l'Enoteca non sia stata in grado di offrire una progettazione magari che andasse a incidere, non so, sulla qualità del prodotto, sulla ricerca scientifica, cioè quelle cose che erano un po' nel marchio identitario dell'Enoteca
si sono lasciate un po' andare. Sì, no? È così, è così. Un po' da una parte sono mancati, sicuramente sono mancati i finanziamenti del passato, certo. Su questo non c'è dubbio, e questo ha influenzato sicuramente molto l'attività dell'Enateca. Ovviamente fare certe iniziative costa, e non sempre nel fare le iniziative si riesce ad avere degli introiti che le coprano, quindi certo. Devo dire che l'intervento anche esterno, come poteva essere in passato anche del Ministero dell'Agricoltura o quant'altro, era importante, era prioritario, però forse è mancato anche un po' l'adattamento ai tempi che cambiano, cioè nel senso il mondo è cambiato, certo. Si sa bene che certi finanziamenti non sono più possibili, bisognava forse adeguare l'attività in modo da continuare a farla, modificarla anche perché appunto ci sono nuove entità che fanno la promozione. Quello che è rimasto, che era rimasto dell'Enoteca, è che l'Enoteca faceva promozione a tutti i vini italiani, e lo faceva con due presupposti fondamentali. Uno, erano le aziende che sceglievano di stare in Enoteca che sceglievano l'Enoteca come veicolo di promozione, quindi non c'erano logiche di nessun genere per cui venisse selezionata l'azienda tal Detali o l'altra, era l'azienda che chiedeva di entrare, e questo è un bel criterio di trasparenza. Non solo, ma ogni vino che era dentro all'Enoteca veniva assaggiato in modo anonimo da una commissione di esperti del settore che comprendeva sommelier, giornalisti, qualificata. Molto qualificata, vorrei citare Franco Biondisanti tra gli appartenenti. Se il vino non raggiungeva gli 80 centesimi non poteva stare dentro l'Enoteca. Quindi chiunque si affacciasse all'Enoteca aveva questa sensazione di passare un esame, insomma. Passare, no? Sì, ecco, ma anche il cliente che veniva sapeva, aveva una sorta di garanzia che ciò che era lì era prodotto italiano di qualità. Ecco. Questo è un ruolo che non ha nessun altro forse in Italia, cioè le tante entità che fanno promozione del vino lo fanno magari a pezzi perché c'è il consorzio che lo fa per quella denominazione o per quella zona, esatto. E lo fanno un po' per tutti, insomma, ecco, l'Enoteca italiana era rimasta anche adesso, con tutti i problemi che ha, un qualcosa di unico in Italia. Ecco, il sindaco Valentini, quando è scoppiata questa ulteriore bomba che abbatte l'Enoteca, ha detto vabbè, no, ci stiamo dando da fare per una nuova iniziativa che, insomma, voglio dire, sostituirà in qualche modo garantendo ancora la continuità eccetera. Ma voi ci credete? Bella domanda. Ci abbiamo creduto, abbiamo creduto sempre molto a tutto ciò che ci è stato detto, tant'è vero che avrete visto che anche sui giornali non è che abbiamo mai fatto grosse confusioni, no, nonostante esatto. Noi avessimo dei grossi problemi proprio a gestire le nostre vite private, perché quando manca uno stipendio... Però abbiamo sempre voluto dare fiducia. Adesso sinceramente al liquidatore nominato, non avendo ancora nessuna prospettiva concreta, la fiducia sì, continua ad esserci, ma fino a un certo punto, ecco, sono sincero. Ma insomma, intanto dovranno dirvi A, quando vi arriva questo letto di licenziamento, B, se c'è qualche iniziativa, non tenerla nei cassetti, comunicarla a voi, che dovrete essere, qualunque iniziativa sia, come dire, coloro che detengono un diritto di prelazione nel poterla poi gestire, insomma, no? Credo. Credo anch'io. Qualora ci sia. Sì, infatti, la sensazione, ma è una sensazione personale, è che ci siano tante cose forse in ballo, ci siano tante idee, ma che concretamente ancora non ci sia niente, se no avremmo già visto qualcosa, insomma. Esatto. Poi resta ovviamente il discorso degli stipendi, che anche quello è un... insomma, noi non abbiamo avuto nessuna indicazione su come si pensi di liquidarci. Ecco, una cosa che un po' fa anche, fra virgolette, arrabbiare è che la Regione Toscana stanziò 1 milione di euro 3 anni fa, mi sembra, 2 o 3 anni fa. Con quel 1 milione di euro sono stati liquidati i nostri colleghi licenziati, giustamente, sono stati liquidati i vecchi amministratori. Forse ciò che è restato non è stato utilizzato bene, perché non è stato creato niente che potesse dare un futuro all'Enoteca. Certo. Noi adesso ci troviamo senza un lavoro, ma non solo, nessuno ci darà ciò che ci spetta. E per qualcuno, cioè, si potrebbe parlare di un credito di
anche quasi 15.000 euro che si riduce poi a un pagamento di 1.500 euro dati dall'INPS. Cioè si parla di cifre importanti e questo dà un po' un senso di frustrazione, perché noi in questi ultimi 3 anni abbiamo fatto dei sacrifici enormi con riduzioni di stipendio, riduzioni di orario di lavoro, quindi passaggio a part time, con cassa integrazione, perché nel 2014 mi sembra abbiamo fatto cassa integrazione, con cambiamenti di mansioni, noi ci siamo veramente dati da fare e adesso, perché speravamo, poi sapevamo anche che poteva finire male, cioè non era scontato che si riuscisse a ripartire. Però speravamo sempre che qualcuno ci tutelasse nel caso andasse male. Anzi, noi l'avevamo anche chiesto, mi sembra, nel 2016, con un documento scritto inviato all'Assemblea dei soci, che si preoccupassero di tutelare il nostro posto di lavoro e le nostre aspettanze. Adesso ci troviamo col sedere in terra, diciamo. Ecco. Vabbè, ma dal giorno del post, giovedì, se non vado errato, che ha pubblicato su Facebook, si è fatto via nessuno, qualcuno ha alzato il telefono, l'ha cercata, oppure no? Ho ricevuto la solidarietà di tante persone che non conosco e questo devo dire, mi ha sorpreso e mi ha fatto anche molto piacere, insomma, a livello personale, ma anche perché forse la vicenda dell'Enoteca comunque, anche un po' di interesse. Io fossi in voi, intanto il suo post e anche il, come dire, il file di questa trasmissione la manderei al liquidatore e al sindaco. Dopodiché prendono appunti e decidono quel che fare. Sì, insomma, no? Poi noi, come siamo stati disponibili fino ad oggi, lo siamo ancora. Sì, perché come dire, le cose sotto silenzio basta. Cioè, questi signori adesso saranno licenziati, non avranno più uno stipendio in casa, però non deve essere sotto traccia, deve essere chiaro questo. Cioè, quando le cose falliscono ci deve essere il coraggio di gestire il fallimento, non di stare sotto traccia. O sbaglio? Giusto. Va bene. Concordo. Tanti auguri e di buon Natale, ma anche per tutto il resto. Grazie mille. Di essere stato con noi. Grazie. Allora, una vicenda, forse la madre di tutti i fallimenti della nostra città, è senz'altro quella del Monte dei Paschi. Vediamoci adesso questi due servizi. Un servizio su quanto è emerso in commissione parlamentare di indagine sulle banche, un pranzo fra il premier Matteo Renzi e il boss di JP Morgan per determinare le dinamiche dell'aumento di capitale fallito, quello da 5 miliardi del 2016, è praticamente un pranzo indigesto, perché poi da lì, da quel fallimento, è nata la necessità dell'intervento dello Stato per 5 miliardi. Il primo servizio è questo e l'altro è sull'assemblea del Monte dei Paschi, l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, per carità, fatto a Milano, perché si deve far capire che quella S in fondo non è più Siena, ma è Stato, Monte dei Paschi di Stato, insediato a Milano il nuovo consiglio, nuova presidenza e via, vediamo. Il caso sotto i riflettori in merito a ciò che emerge dalla commissione parlamentare di indagine sulle banche è quello incentrato su Maria Elena Boschi e i suoi incontri su Banca Etruria. Stretta in un angolo fra le conferme di Ghizzoni su ciò che aveva scritto De Bortoli sul loro incontro e la sottovalutata deposizione del ministro Padoan, che ha sottolineato come delle banche si debba interessare solo il ministro dell'economia. Ma negli ultimi giorni, quelli appunto oscurati dal caso Maria Elena Boschi, è emerso un particolare importante sulla vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Oggi la banca senese è banca di Stato, che è stato costretto a intervenire per evitare il tracollo della banca senese. Giusto un anno fa, il 23 dicembre, il governo annunciò l'ingresso nel capitale azionario e oggi detiene il 68% della banca. Proprio in queste ore è iniziata la nuova era statale. Primo consiglio di amministrazione insediato significativamente a Milano e non a Siena e quindi esordio della nuova presidente Stefania Bariatti. In commissione di indagine sulle banche, l'ex ministro dell'economia Grilli, oggi alto funzionario di JP Morgan, ha raccontato un episodio chiave di non poco conto, ultimo sussulto del pressappochismo sulla politica del credito che ha caratterizzato il governo Renzi. Grilli ha parlato di un pranzo a Palazzo Chigi nell'estate 2016 tra il capo del colosso JP Morgan, Jamie Dimon, a Roma per celebrare il centenario della banca d'affari statunitense, e l'allora premier Matteo Renzi, presenti anche Grilli e Padoan. Era il giorno del centenario, questa è l'origine del pranzo a Palazzo Chigi, ha detto Grilli. Si parlò di tutto, dell'economia mondiale e si è parlato anche del Monte dei Paschi di Siena.
Perché è significativo che sia emerso quell'episodio? Perché JP Morgan e Mediobanca tentarono, senza successo nel corso del 2016, di attuare sul mercato una vitale ricapitalizzazione da 5 miliardi della banca senese. Ma l'aumento di capitale fallì e quel fallimento mise in moto l'accelerazione successiva. Via l'amministratore delegato Fabrizio Viola, sostituito da Marco Morelli, e poi ecco il salvataggio pubblico con l'ingresso dello Stato nella banca senese, costato 5,4 miliardi di euro. Il Ministero dell'Economia possiede oggi 778,2 milioni di azioni del Monte dei Paschi, il 68,2% del capitale della banca. In borsa ogni azione adesso vale circa 3,90 euro e quindi il totale del pacchetto azionario posseduto dallo Stato in borsa veleggia intorno ai 3 miliardi di euro. Fatti i conti, in pochi mesi lo Stato ha già rimesso 2,37 miliardi, il 44% dell'investimento fatto, per salvare il Monte dei Paschi di Siena. Insomma, indigesto quel pranzo di cui ha parlato l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli. Si è tenuta questa mattina l'Assemblea Generale di Monte dei Paschi per ratificare l'ingresso dello Stato nella banca con la quota di maggioranza del 70%. È Stefania Bariatti il nome proposto dal Tesoro per guidare il nuovo CDA, in sostituzione di Alessandro Falciai, che venerdì ha rinunciato alla riconferma a causa dell'inchiesta sui cantieri Mondomarin che lo ha investito. Il presidente di Banca Monte dei Paschi, Alessandro Falciai, in apertura di assemblea, si è congedato dai soci sottolineando che il ritiro della sua candidatura per il prossimo CDA è stata una scelta autonoma, nonostante l'apertura dell'indagine nei suoi confronti da parte dei magistrati della Procura di Savona. Tale situazione, infatti, non gli avrebbe fatto perdere i requisiti per la conferma al vertice della banca, perciò la sua si configurerebbe come una scelta di responsabilità. Inoltre il presidente uscente Falciai ha confermato le quote dei principali soci, il MEF al 68,2%, Generali al 4,319%, mentre Monte dei Paschi ha in portafoglio il 3,181%. A parlare è stato poi l'AD di Monte dei Paschi, Marco Morelli, che ha affermato la grande fatica che dovrà affrontare la banca. Il percorso di risalita sarà lungo e difficile, vedo un futuro di grossa fatica, è impensabile farcela in pochi mesi. La ripresa della banca sarà come affrontare la guerra del 15-18, ha detto Morelli, dove si sposta il sacco un metro avanti, ma se piove va riportato indietro di due. L'Assemblea di Monte dei Paschi ha reso noti i nomi del nuovo CDA. Sono 14, confermata la lista proposta dal Tesoro, confermata la nomina alla presidenza di Stefania Bariatti, prima donna presidente di Monte dei Paschi, e del suo vice Antonino Turicchi, già consiglieri uscenti del precedente CDA. Con loro sono stati eletti Marco Morelli, Maria Elena Cappello, Salvatore Piazzolla, Nicola Maione, Roberto Lancellotti, Giuseppina Capaldo, Angelo Riccaboni, Michele Santoro e Fiorella Costoris. I tre nominativi indicati dalle generali sono invece Marco Giorgino, Stefania Petruccioli e Giorgio Valerio. Il collegio sindacale è composto da Raffaella Fantina e Paolo Salvadori, indicati dal Ministero dell'Economia, e indicata dalla generali Elena Cenderelli, presidente del collegio. Bene, allora, questi due servizi su Monte dei Paschi ed eccolo qua, Maurizio Montigiani, che noi insomma ciclicamente invitiamo perché riteniamo che ci dai una, come dire, una presenza di competenza. Grazie. Competenza. Proviamo. E quindi noi, ti ricordi una famosa trasmissione? Io portavo dove la si stessa sciarpa, perché... dove facesti via una sorta di previsioni molto azzeccate. Le ultime cose, c'è stato ieri questo parlamentare, Paglia, invitato da Liberi Uguali, no? Sì. Membro della commissione banche, che mi è sembrato fra i più attivi nella commissione, che ne pensi? Gli rendo merito, infatti sono andato a sentirlo, gli ho posto anche una domanda su quale sarà la funzione della commissione una volta esaurite adesso le audizioni, che cosa rimarrà, no? E lui ha detto giustamente che rimarrà tutta la documentazione raccolta, che se la commissione con il nuovo governo si reinsedia rimane comunque quasi una commissione permanente, ora non so se il termine è questo, e quindi di documentazione in mano, come fece la commissione di indagine regionale, ce n'hanno parecchia, sta lì a darle il giusto utilizzo, no? Se traiamo le conclusioni, purtroppo
come Monte dei Paschi, come Siena se ne è parlato poco, ha tenuto banco ovviamente, come si è detto, la questione Boschi. Etruria era molto più edibile politicamente, è diventato molto più elettoralistica e ad esempio... A me mi sembrava, guarda, molto più significativo ai fini di quanto poi costa a tutti noi cittadini quello che è successo dopo, l'incontro fra Renzi e il boss di JP Morgan, che è l'incontro fra la Boschi e Ghizzoni, per quanto ha inciso nel crack bancario, perché lì, no, aumento di capitale affidato a JP Morgan, aumento di capitale a 5 miliardi fallito, intervento dello Stato da 5 miliardi. Assolutamente no? Sì, cioè, come era uno spunto interessante, Tremonti non si è presentato, ha mandato una memoria dove spiega che lui da ministro dell'economia non poteva impedire l'operazione Anton Veneta, lui poteva sconsigliare fortemente alla fondazione di indebitarsi, perché sulla fondazione vigila il ministero, ma non poteva impedire alla banca di farla comunque quell'operazione, perché quello spetta a Bankit. Mi sembra che le autorità ne escono massacrate da questa commissione, e chiaramente lui era in difficoltà, perché viceversa anche dalla comunità locale, anche dalla banca stessa c'era una forte pressione, lì pressione è stata esercitata su Tremonti perché non impedisse alla fondazione di partecipare all'aumento di capitale, perché si diceva allora avrebbe portato la banca a fare miliardi di utili. Lì ecco, sai, sulla vigilanza eccetera, no? Io ho sempre detto responsabilità primaria di quelli che erano qui, no? Mussari, Vigni eccetera eccetera, al di là delle assoluzioni, poi vedremo quando andrà a Milano, parlo di responsabilità gestionali, non penali. E poi le responsabilità politiche, il PD e gli amici verdiniani soprattutto, e poi tanta roba anche dell'opposizione, ma di seconda fascia, responsabilità politica del PD. Io in terza fascia metto anche la vigilanza, però, no, Banca Italia, però lì c'è il nome intoccabile, lì c'è il nome intoccabile di quello che probabilmente in un paese che sarà destabilizzato dall'impossibilità di governarlo anche dopo le elezioni di primavera, da questo trialismo, usiamo questo termine che significherà ingovernabilità, il nome dell'intoccabile che verrà chiamato quando smetterà di essere l'uomo della Banca Centrale Europea è quello di Mario Draghi, e lì, per carità, hai visto anche che in commissione di indagine parlamentare si sono un po' fermati quando sono arrivati a parlare di Anton Veneta, dove c'è il suo ok firmato 2008 firma Mario Draghi. Infatti avevamo chiesto come piccoli azionisti, come associazione Buon Governo, no? Di cui la penna di Lorenzetti ricorda le figlie, di essere auditi, invece non solo non ci hanno neppure risposto, hanno risposto agli amici di Pietraserena, che Casini firma dicendo che praticamente i consumatori sono già stati sentiti all'inizio, sbagliando clamorosamente. Cioè l'associazione Buon Governo sarebbe consumatori. Sbagliando clamorosamente, perché i piccoli azionisti rappresentano i loro interessi come soci, come parte del capitale di rischio, e ricordo io all'inizio avevano ascoltato questa Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti, CNCU, che io non sapevo neppure esistesse, e mi ricordo in audizione questa addetta stampa di Altro Consumo, abituati normalmente a parlare della data di scadenza sugli alimenti e non certo di problemi bancari. Senti, ma nell'ultima assemblea i piccoli azionisti hanno portato deleghe per 3 volte la Fondazione Montepaschi, no? Quasi, allora... la fondazione oggi detiene 29.000 rotti azioni e noi ne avevamo più di 60.000, diciamo più del doppio. Infatti Claric è apparso molto discosto, è intervenuto brevemente e poi è sparito subito. Sì. Noi volevamo consegnargli provocatoriamente la tessera di piccolo azionista, e 2 volte lo inseguiamo ma non ci è riuscito. E a parte questo, no, in realtà l'assemblea si è tirata di lungo con gli interventi di tanti, i soliti affezionati, gli esponenti locali, no? Da Fiorenzani al socio Barni, e purtroppo abbiamo fatto molto tardi, e gli argomenti trattati nel vivo, anche i sindacati volevano leggere, diciamo, una lettera a Morelli, un comunicato unitario che parla di quelle 49 promozioni, dell'intempestività della cosa, e invece non hanno potuto, perché ormai si era fatto letteralmente le 6 del pomeriggio. Ecco, senti, ma dentro la banca com'è questo nuovo Monte dei Paschi di Stato, voglio dire? Che cosa sta cambiando? O non è cambiato niente, ovviamente, voglio dire, ufficialmente il primo consiglio di amministrazione a Milano. Ma perché a Milano? Ma lo fanno apposta per marcare
una distanza da Siena o... No, no, succedeva di già, per la verità. Sì, a Voglia, certo. Comodità logistica, in realtà, certo. Molti dei componenti del CDA, che sono in larga parte gli stessi che già sedevano, anche la Presidente ha chiesto di essere chiamata così, già era presente, molti ricoprono anche incarichi simili in altri CDA, perché alla fine diventa una vera e propria professione, sì. E quello che traspare è infatti che, al di là dell'impossibilità del Presidente di proseguire, non tanto per la gravità del problema, ma per non rischiare di assommarcene due sopra, i profili non sono altisonanti, no? Abbiamo avuto, nel momento in cui forse serviva, le competenze tecniche della professoressa Bariatti, che è una professoressa specchiata di diritto, e avevamo invece Profumo che doveva, chissà, rilanciare la banca, quando invece ancora non aveva tolto la polvere di sotto il tappeto, e vediamo che a tutt'oggi, ora purtroppo sarà argomento dell'assemblea di bilancio, no? Che si tiene a aprile, era intempestivo, sì. È abbastanza inconsueto rinnovare il CDA prima ancora di aver firmato il bilancio. Chi sale a bordo o chi avesse dovuto salire a bordo viveva un certo imbarazzo. Pensiamo ai tre nominati di generali, che non aveva nessuna dimestichezza, e tutti ci aspettavamo invece profili molto tecnici, e ha deciso di spendere non i suoi uomini di prima fila, proprio perché si vede non crede nel progetto, vuole limitare nel tempo la sua presenza, o forse non pensa di ricavarne alcunché. È così. Senti, no, io fra l'altro sulle vicende giudiziarie, no, il processo, quello in cui si parlerà specificatamente di falso in bilancio, fra l'altro in commissione parlamentare tutti, dai vigilanti di Banca Italia ai magistrati ai politici presenti, tutti parlano già come se il processo avesse già emesso sentenza, parlano già di bilanci truccati nella gestione Mussari. Quindi il processo in Milano, anche dopo il processo in Milano non lo so, ecco, come andrà a finire, ma certamente, ascoltando la commissione parlamentare di indagine, le parole sono state chiare e nette. Ma dico, sull'assoluzione di Firenze, a me non so se ci hai pensato, siccome lì sono stati assolti perché non hanno nascosto il mandate agreement, va bene, sostanzialmente, e i legali Pisillo e De Martino sono stati bravi a reperire negli atti di Milano il DID. Che sostanzialmente ora la traduciamo in parole semplici. Allo stesso contenuto. Intanto bravi questi avvocati difensori. Dico, ma di fronte a questo, se il DID c'era e lo ha acclarato la magistratura di appello e sono andati assolti Mussari e Vigni, mi spieghi il discorso della cassaforte, di averlo ritrovato in cassaforte, come è plausibile? Infatti no, e ben l'ha spiegato a Milano l'avvocatone Falaschi, no? Che anche in assemblea è qui sul territorio, riesce spesso a intervenire in modo anche abbastanza guascone e roboante, spesso sottovalutiamo il contenuto del suo operato. Lui ha ragione in un fatto. Quando ci fu l'udienza di primo grado qui a Siena, mi intervistarono anche in quell'occasione fuori del tribunale, fine 2014, si fece l'esempio del multa per un divieto di sosta a chi lascia lì l'auto per svaligiare una gioielleria. Perché? Occultare il mandate, cioè sarebbe come il compromesso quando poi si fa un mutuo. Sapere che quel mutuo viene rinegoziato, come spesso succede, no? Si rinegozia il tasso e quant'altro, ammette di per sé l'esistenza del mutuo, quindi per forza a quel punto il compromesso, che sia stato nascosto in cassaforte o meno, che è anche abbastanza pittoresco, non funziona così, sono documenti tracciati a livello informatico, non costituisce reato, perché quel compromesso non aveva più valore esistendo il DID, cioè l'atto concreto, l'atto di mutuo, se vogliamo fare il parallelo. Quindi lì ha sbagliato profondamente, se si può dire, la Procura di Siena a perdere tempo in quello che era uno stralcio e sembrava importante, e forse lo era nel caso di Baldassarri, per impedirne la fuga, certo, o trattenerlo, però si è rivelato controproducente nel far passare altro tempo rispetto alle indagini contro Mussari e Vigni, che ora sono riunificate in un unico filone a Milano, che il 9 febbraio rincomincia, perché ha tirato dentro un imputato, il presidente del Collegio dei Revisori, e quindi questo è importante, perché a questo punto questi bilanci sono falsi, lo sono continuativamente da quello del 2009 a quello del 2015 compreso, presentato in assemblea. Questa 2016. È l'ipotesi di accusa. Questo secondo l'ipotesi di accusa, e secondo anche un po' quello che
le varie deposizioni anche tecniche in commissione fanno trasparire, diciamo, l'unica utilità della commissione in questo senso per quanto riguarda Montepaschi e non le altre banche è che ne ha dato una lettura molto chiara della continuità del reato. Ricordi sempre che noi abbiamo paura che questo reato abbia dei termini prescrittivi incipienti, certo. In realtà in questo modo non ci sono e questi termini si interromperebbero completamente se l'operazione di ricapitalizzazione precauzionale, come è successo nelle banche venete, poi disgraziatamente non dovesse andare a buon fine e ci fosse un'insolvenza, una cessazione del soggetto aziendale, certo. Quindi ne risponderebbe chi siede in quel momento, di lì la prudenza nella selezione proprio delle figure che sono andate a ricoprire il nuovo vertice. Senti, c'hai un monte di numeri qui? No, che numeri ci ho portato perché è difficile, te dici, cerchiamo di dire qualcosa di inedito, di fare qualche profezia. Possibilmente. No, l'argomento della settimana in realtà è stato le promozioni che risultano intempestive perché sembravano uscire prima del rinnovo dei vertici. A tutti ricordavano quando noi andavamo a salvare le banche siciliane oppure quella del Salento e la settimana prima venivano eletti tutti i dirigenti. Ovviamente non è questa la lettura, sono tutti colleghi che sono stati già immessi in ruolo e per la verità che ne scriva il sindacato non è il costo l'impatto più pesante, perché se si pensa a quanto viene tagliato nella remunerazione dei vertici, Morelli siede per poco più di 460.000 euro lordi, c'è un tetto che viene imposto dalla presenza dello Stato e quindi è molto minore dei milioni e Morelli milioni di euro. Morelli ha detto che queste promozioni le pagare io. Cosa è vero? È inopportuno avere così tanti dirigenti, perché c'è un confronto molto preciso con le altre banche che si stanno normalmente su un parametro, il più basso è lo 0,5%, quindi uno ogni 200, e poi comunque una banca che fa utili può fare tutti i dirigenti che vuole, nei primi 9 mesi dell'anno, al contrario, Unicredit ha chiuso con 5 miliardi e 8 di utili, Intesa con 4,6, noi ne abbiamo perso 3 miliardi, ci dovremmo confrontare invece con la terza e la quarta banca che oggi sono UBI, appunto, e l'Unione tra la Popolare di Milano e Banco Popolare, la ex Lodi, che più o meno confrontando i numeri ci rendiamo conto di quanto è inopportuno avere una direzione generale tarata per quando avevamo 31.000 dipendenti, certo. Se si vede le promozioni sono per lo più in direzione generale. Inoltre l'obiezione del sindacato sta nel fatto che sono stati anche erogati dei piccoli premi ad personam e sono rimasti nascosti, quindi questo lascia tradire il fatto che se fossero stati premi specchiati nessuno avrebbe niente da dire, no? Se chi ci lavora sotto, se i dipendenti, se c'è delle obiezioni, un malcontento, un clima che si riscalda, vuol dire che purtroppo, con tutta la stima del buon Morelli, che si distingue anni luce, non sta a noi dirlo, rispetto a chi l'ha preceduto per competenza e per apertura, ci ha già incontrato e si è promesso di rincontrarci anche come piccoli azionisti, perché ritiene questi interventi affettivi, no, in assemblea comunque un patrimonio, fa vedere che la comunità alla banca li vuole bene e l'unico legame che è rimasto ovviamente col territorio, con una fondazione azzerata, oggi è rappresentato dai dipendenti, dai lavoratori che per alcune migliaia sono ancora senesi. Per non perdere tutto questo insieme di valori però non era assolutamente opportuno leggere in quei nomi, e purtroppo ci conosciamo tutti, nomi che nei momenti difficili sono stati silenti, sono stati non risolutivi dei problemi, hanno analizzato i problemi e non li hanno risolti, non ci hanno messo la faccia, come perfino Morelli che nel 2010 piuttosto che firmare il bilancio falso si è dimesso. Ora non tutti noi possiamo per la nostra figura professionale rischiare il posto di lavoro e come vedi spesso ci compromettiamo anche troppo, certo. Però rispetto alla sua figura certi nomi sembrano un po' frutto di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, del lato ancora oscuro, e quindi tutti si aspettavano di aver chiuso definitivamente i conti con certe logiche del passato che, come dice Rosi Bindi, accostandole a poteri forti ben più oscuri, ancora non vorremmo vedere pesare nelle scelte operative di una banca che si trova di fronte alla scelta di dire o divento credibile, soprattutto per i clienti, se no diventa difficile fare una profezia per il futuro. Allora, io ringrazio Maurizio Montigiani di essere stato con noi. A proposito di politica,
Entriamo adesso nell'angolo della politica. Centriamo, prima di dare la parola a Orlando Facchiani, da un'intervista fatta all'onorevole Luigi Dall'Ai, dove si parla di collegi, di ricandidatura o meno, di candidatura del sindaco Valentini o meno. Insomma, ascoltiamo prima l'onorevole del PD, Luigi Dall'Ai, e poi il punto di Orlando Facchiani. Luigi Dall'Ai, parlamentare alla prima esperienza, in altri tempi parlamentare giovane, come dire, secondo mandato era certo, adesso con tutta la revisione dei collegi e anche con le dinamiche interne sempre più difficili, che succede? Come si dice a Siena, sicuro non c'è più niente. No, niente, c'è una discussione, giustamente il partito si deve interrogare sul personale che candiderà a rappresentarlo. Sappiamo che c'è una riduzione forte, ce lo aspettiamo poi nei numeri, una riduzione forte del numero dei parlamentari che il Partito Democratico manderà a Roma nella prossima legislatura, e cerchiamo di trovare le soluzioni migliori per essere rappresentativi e adeguatamente anche rappresentati. Ecco, senti, sai che c'è questa, anche noi giornalisti ci si diverte un po', il collegio sicuro, il collegio insicuro. Dal tuo punto di vista l'hai fatto un'analisi sul collegio senese, che poi non è solo senese, no? No, il collegio di Siena è un collegio dove il centro-sinistra, Siena, la provincia, la parte meridionale della provincia, un pezzo della Valdichiana Retina, sono aree dove il centro-sinistra ha un forte radicamento. Ovviamente niente è scontato, ce lo diciamo ogni volta, ce lo diciamo quando perdiamo le elezioni relative per esempio a questioni amministrative e quindi il governo delle città, quindi occorre mettere in campo candidature credibili, candidature che siano conosciute, occorre che queste candidature siano condivise e che siano anche ben accette da nostri militanti, per i quali ovviamente poi devono fare la campagna elettorale così come ognuno di noi. Quindi io credo che con molta serenità bisogna affrontare questa fase, che è complessa, ma sappiamo che la fase politica che ci troviamo ad affrontare è comunque molto complessa a tutti i livelli, sia politici che amministrativi, che alle prossime regionali che ci saranno. Anche la Toscana non è più una terra di certezze per quanto riguarda la politica, però se lavoriamo bene la riportiamo ad essere una terra, consolidiamo il fatto che sia una terra dove il centro-sinistra ha un radicamento importante. Una volta, quando c'erano le consultazioni negli organismi di partito del parlamentare del collegio, quello che diceva aveva un'influenza per esempio sul secondo mandato o meno di un sindaco. Ti chiedo se stavolta ha ancora quel peso e poi qual è la tua opinione? Dunque, io non posso essere io a dire se ha un peso o no, mi sembra di capire che un qualche peso ce l'ha. E ovviamente questo mi fa piacere e ovviamente io ribadisco quello che ho detto fino adesso, ovvero che credo peraltro sia anche quello che è emerso nella prima direzione che i nuovi organismi dirigenti del partito, nella prima assemblea che ha nominato la direzione, quindi i nuovi organismi dirigenti del partito senese, Partito Democratico senese. Occorre fare un'analisi approfondita di quelle che sono stati diciamo le operazioni e anche le attività amministrative, di come queste sono lette dalla cittadinanza, che è fondamentale, perché noi diciamo sempre che ci poniamo in ascolto, dobbiamo farlo veramente, dobbiamo verificare quale sia la possibilità di aggregare una coalizione sulla base o di fare una riedizione della coalizione esistente, e su questa base, su queste basi, individuare il candidato che può meglio rappresentare la coalizione centro-sinistra. Personalmente non ho mai nascosto che, pur non avendolo sostenuto alle primarie del 2013, cioè un'era geologica fa, credo che Bruno Valentini abbia svolto un buon mandato amministrativo da un punto di vista del risanamento dei conti. Credo che abbia scontato un limite, che era quello della mancanza di un programma elettorale, che nessuno ha mai nascosto, perché se uno va a vedere i programmi elettorali del 2013 e quelli amministrativi troverà due pagine, tre pagine, cosa per la quale il Partito Democratico ha fatto anche una conferenza programmatica per dare più radicamento a quelli che erano gli impegni programmatici degli anni passati e a divenire. E credo che ci siano alcuni aspetti positivi, alcuni aspetti da ridiscutere,
e da ridiscutere anche e soprattutto anche con chi ha fatto parte della giunta, in primo luogo il sindaco, perché deve essere una decisione condivisa. Poi ognuno di noi, diciamo, passa e ognuno di noi è al servizio. Se pensiamo davvero che, oltre a dirlo, lo facciamo, quindi lo attuiamo, il fatto di essere a servizio per la comunità, ognuno di noi è a disposizione, non in politichese, come si suol dire, sono a disposizione, ma perché veramente è un mettersi a disposizione per la cittadinanza per poter offrire un contributo. Se poi c'è chi può fare meglio, bene che venga. Buongiorno a tutti. Dunque, abbiamo sentito l'intervista di Daniele Magrini a Luigi Dallai, il deputato senese in corsa per una riconferma, almeno c'è tutto ovviamente la sua disponibilità, e a brevissimo si inizieranno a comporre le liste non appena si saprà la data di convocazione delle elezioni politiche, che dovrebbero essere a inizio marzo, ma insomma su questo si attende ancora il verdetto ufficiale. Luigi Dallai e Susanna Cenni sono i due parlamentari senesi uscenti, tutti e due sono in corsa per una ricandidatura, però insomma i giochi sono tutti aperti e si intensificano inevitabilmente con le elezioni amministrative. Nessuna novità su questo fronte, e il fatto che non ci siano novità potrebbe anche preludere ancora un confronto acceso che si deve verificare dentro il PD. La gran parte del nuovo gruppo dirigente è contraria a una riproposizione, a una ricandidatura del sindaco Bruno Valentini, che da conto suo è assolutamente convinto di ripresentarsi, e statuto e regolamenti del PD alla mano, il sindaco uscente, se si volesse ricandidare al secondo mandato, come minimo è candidato per le primarie interne. Quindi insomma un confronto ancora tutto da giocarsi, anche su quel famoso rendiconto di mandato di cui già si era parlato con la segreteria Masi, di cui si è parlato adesso dopo l'elezione di Simone Vigni, ma che molto probabilmente slitterà ormai dopo le festività, e questo quasi certamente sarà il calendario per l'incontro nei circoli di sindaco e giunta. Che cosa succederà è ancora presto per dirlo, ma certo, se Vigni vuole fare il candidato entro gennaio e se i confronti nei circoli inizieranno dopo la Befana, assolutamente impensabile fare le primarie. Insomma, un confronto ancora tutto aperto in casa PD sul nome di Bruno Valentini. Va intanto avanti Massimo Sportelli, candidato del Progetto Civico Senese, la prossima settimana ha annunciato una conferenza stampa in cui parlerà di punti programmatici, parlerà di qualche nominativo che sarà presente nella propria lista, diciamo nella lista del candidato sindaco, come fanno ormai tutti, anche i candidati di partito, e in più ha detto che dovrebbe anticipare qualche nome nella sua giunta possibile in caso di vittoria alle elezioni. Insomma, una novità non da poco, con ancora tanta strada da fare per arrivare alla campagna elettorale. E infine c'è sul tavolo dalla scorsa settimana la proposta di Eugenio Neri, che proprio alla nostra trasmissione, a Conto alla Rovescia, ha ufficialmente riannunciato che l'Unione Popolare Senese è ancora in campo, che cerca alleanze, ha tenuto un incontro molto partecipato all'Hotel Garden per cercare di ricomporre una nuova lista civica, perché una nuova alleanza civica, perché evidentemente quelle che sono attualmente in campo non lo convincono. Insomma, non sarà una strada semplice, ma di certo ancora da qui alle elezioni ci sarà davvero tanto da dire, e tante tessere dovranno ancora andare al loro posto. Buona giornata. Bene, adesso una boccata d'aria, cose belle dal mondo, cose belle da Siena, grazie al professor Domenico Pratichizzo di essere qui, docente dell'Università Senese, capo del laboratorio di robotica, no? Sì, io la dico sì, in modo che si capisca, diciamo, e con il laboratorio di robotica di Siena, come ha dimostrato anche una recente indagine del Corriere della Sera, con una mappa anche sì, grafizzata, Siena è nel cuore del futuro già presente, no? È così? Sì, sì. Siena gioca un ruolo fondamentale nella robotica nazionale e internazionale. In particolare noi abbiamo scelto da sempre di focalizzarci su un particolare argomento. Noi facciamo tutto ciò che riguarda la tecnologia per le mani, quindi mani umane, mani robotiche, qualunque cosa si possa fare per le mani. Per le mani vuol dire sostanzialmente due cose, no? Le nostre mani cosa fanno? Manipolano degli oggetti, ok? Quindi tecnologie per la manipolazione, e poi toccano, quindi tecnologie per il tatto.
e noi siamo un po' conosciuti. Questo è il vostro core, sì, business. Core business. Ma la parola business è così sbagliata in questo caso? Ma non è sbagliata, perché in realtà anche il mondo della ricerca in qualche modo si muove con le stesse regole del business di altra natura, perché c'è bisogno di sviluppare un prodotto, che è il nostro prodotto di ricerca, e poi c'è assolutamente bisogno di promuoverlo. Promuoverlo vuol dire andare in giro, farsi conoscere, cercare di essere sempre ad altissimo livello con la qualità dei nostri prodotti e poi cercare anche, tra virgolette, di piazzarlo. Cosa vuol dire piazzarlo? Piazzarlo vuol dire avere grosse commesse di ricerca, e questo è quello che il nostro laboratorio sta facendo. Cioè, noi da tanti anni abbiamo un grande successo in termini di raccolta fondi proprio da enti di ricerca, aziende private, soprattutto al di fuori dell'Italia. Ecco, lei è tornato pochi giorni fa. Sì. Dagli Stati Uniti con tante, sì, di queste commesse in tasca, tanti contratti fatti. Sono tornato con tante ottime relazioni e speranze di poter creare dei contatti con multinazionali molto molto importanti. Ci vediamo un attimo insieme questo servizio, questa intervista, insomma, che riguarda il fatto che alle Scotte è stato impiantato il pacemaker più piccolo al mondo. Anche questo, sì, è qualcosa, sì, che ci porta nel futuro. Vediamo. Trattava di una malata di 78 anni che, per motivi legati alla sua storia clinica, era stata già operata al cuore in passato, aveva però sviluppato una progressione di malattia che si esprimeva come un blocco cardiaco. Quindi la frequenza del cuore andava progressivamente riducendosi e si poteva arrivare anche all'arresto cardiaco. In questo senso era necessario l'impianto di un pacemaker, quindi uno stimolatore che di solito di piccole dimensioni, quelle di un orologio che si mette sotto la pelle del torace e con dei cateteri, dei fili, si collega alle cavità cardiache. Purtroppo in questo caso la possibilità di inserire i cateteri non era tale, perché la signora aveva sviluppato anche un'occlusione dei vasi che di solito si usano per mettere questi cateteri. E così abbiamo avuto l'opportunità di questa nuova metodica di inserire uno stimolatore cardiaco direttamente nella cavità del ventricolo destro. È un dispositivo di piccole dimensioni che non necessita di cateteri, che una volta inserito è in grado di stimolare il ventricolo e quindi di proteggere la signora da rallentamenti eccessivi del ciclo cardiaco e quindi da arresto. È nell'utilizzare un pacemaker completamente senza fili. L'apparecchio contiene al suo interno tutte le componenti che classicamente sono state utilizzate, compreso il generatore di impulsi e l'elettrodo. È un apparecchio interamente miniaturizzato, una piccola capsula, perché di questo si tratta, di un apparecchio alla dimensione più o meno di una capsula che i pazienti assumono per OS, che viene posizionata all'interno della camera cardiaca ventricolare destra e non richiede nessun tipo di contatto con l'esterno di un generatore di impulsi che veniva classicamente posizionato in regione pettorale sinistra. C'erano delle motivazioni tecnologiche per una ricerca di una miniaturizzazione, una ricerca sempre continua di soluzioni migliori per i nostri pazienti. Beh, professore, anche in questo caso, come nel caso della robotica, con questa specializzazione delle mani e quindi del ridare la possibilità tattile a chi magari per malattie o per comunque arti non funzionanti non ce l'ha più, anche qui, come dire, con il pacemaker più piccolo al mondo si entra in un campo di forte applicabilità, diciamo, giusto? Così. Sì, assolutamente, perché queste tecnologie, cioè più va avanti la tecnologia, più io riesco a miniaturizzare questo tipo di dispositivi e più i bravissimi chirurghi, medici che noi abbiamo all'Università di Siena riescono a impiantare questi strumenti che poi permettono di migliorare la qualità della vita. Ecco, il miglioramento della qualità della vita è un grande elemento motivazionale dell'ospedale sicuramente, di questa splendida equipe di medici, ma anche del nostro laboratorio. Cioè, noi siamo concentrati sul miglioramento della qualità della vita, perché guardi, io penso che in futuro il grande benessere che generiamo a livello mondiale, no? Abbiamo più macchine che produrranno per noi avremo più tempo e più denaro. Vuol dire che noi dobbiamo cercare di capire come investire i nostri soldi, il nostro tempo. Tipicamente, se io personalmente lo investirei così, studierei, quindi un asset molto importante sull'università, curerei la mia salute, quindi un asset molto importante sull'ospedale, e probabilmente andrei in giro per motivi di turismo, e quindi un asset molto importante sul turismo. E secondo me Siena
comprende tutte e tre queste componenti che possono in qualche modo diciamo essere il futuro della nuova economia, della nuova sostenibilità, del nuovo modo di vivere dell'umanità. E però il passaggio occupazionale come lo risolviamo? Perché è il lavoro che manca. Allora, il lavoro manca, ma secondo me intanto io non credo che sia un problema localizzato su Siena. Cioè, il discorso manca da tutte le parti, certo, quindi certo. È chiaro, cioè, come se a un certo punto il livello dell'acqua scende dappertutto e chiaramente ne risentono tutte le isole, tra cui Siena. Quindi io a volte penso che se noi cerchiamo di trovare delle soluzioni per quanto riguarda il lavoro con una prospettiva solo ed esclusivamente locale, che è importante, non affrontiamo il problema nella sua globalità. Quindi io credo, cioè almeno la mia visione è questa, le macchine, dove per macchine intendo dai sistemi automatici che ci fanno i biglietti in stazione, alle agenzie di turismo che troviamo in rete, ai robot che produrranno per noi, in qualche modo tolgono molto lavoro a noi, ma non solo a noi di Siena, in Italia, nel mondo. Okay? Però in realtà si genera una ricchezza molto più ampia, perché chiaramente diciamo, la produttività in qualche modo aumenta. Come la distribuiamo? Bisogna cercare di distribuirla in modo diverso, cioè bisogna cercare di organizzare dei modelli di sostenibilità economica o sociale, lavorativo, che siano all'avanguardia. Certo. Ora, io non sono un esperto, posso avere delle mie idee, sicuramente diciamo dobbiamo, siccome possiamo permetterci di lavorare meno con altissima qualità, secondo me dobbiamo essere più ad alta qualità nel lavoro e cercare anche di avere del tempo per poterlo spendere appunto per studiare, per curarsi, perché per in codesto mondo perfetto, per esempio, sarebbe possibile investire in un settore in cui le risorse pubbliche sono carenti, pensa a quello del welfare. Certo, l'assistenza agli anziani, certo, o gli asili nido, no? Assolutamente. Perché? Diciamo, io non so come si organizzerà la società, ma sicuramente io sono sicuro che Siena contiene al suo interno i tre elementi fondamentali del futuro. Il welfare, cioè tutto ciò che gira intorno all'ospedale, all'assistenza degli anziani e tutto il resto. L'università, perché se io ho più tempo libero voglio studiare, a prescindere dall'età. Cioè, anche quando io avrò 70 anni, 60 anni, infatti è assolutamente giusto. E Siena è qui per il turismo, cioè siamo qui in una delle piazze più belle del mondo. Senta professore, ho ripreso per le mani, diciamo, le elezioni americane di Calvino, sì, che tra l'altro appunto poco prima di morire a Siena, l'ho detto mi sembra anche in un'altra trasmissione, ma volevo confrontarmi con lei su questo, che lui parlando del 2000 che arrivava diceva: ho paura di questo secolo per il conflitto fra tecnologia e uomo e ho paura che vinca la tecnologia. Aveva ragione, sta accadendo? No, dunque intanto questo è una diciamo è una domanda che un po' è mal, diciamo la cui risposta non è utile alla nostra vita. Cioè noi abbiamo che la tecnologia esiste, esisterà, andrà sempre in evoluzione, quindi noi dobbiamo chiederci non se vincerà su di noi, ma come possiamo piegare lo sviluppo tecnologico a una vita umana e sociale che sia quella che noi desideriamo. Quindi io dico che non bisogna assolutamente avere paura della tecnologia e dell'innovazione, ma bisogna anzi cercare di cavalcarla e portarla dove vogliamo. Senta professore, un laboratorio universitario, di ricerca universitaria scientifica come il vostro, come dire, come naviga in questi mari pericolosi dell'università italiana, in mano ad un ministro, è un'opinione mia, assolutamente non adeguato al ruolo, in mano anche a, come dire, un reticolo di elementi valutatori che poi si ritrovano a dire sì, valuto bene, allora finanziamenti a quell'università o meno a quell'altro, anche questi a mio parere con tante falle, ecco. Come vi trovate a navigare in questi tempi nell'università? Beh, quando io penso all'università, per quello che abbiamo detto immediatamente prima, io credo che l'università sia una cosa da custodire, dire gelosamente riduttivo, cioè qualcosa su cui proprio investire con tutte le forze possibili, proprio perché è uno di quei tre asset importanti del futuro, della società futura.
Quindi, vista in questa ottica, secondo me l'università ha un respiro anche più ampio, no? Cioè vive anche in contesti internazionali. Io non mi stanco mai di dire che se mi dovessi trasferire da Siena, e questo sembra una cosa negativa, che dico invece è estremamente positiva, cioè se dovessi trasferirmi da Siena come laboratorio, la mia rete di interlocutori non se ne accorgerebbe. Questo perché? Perché siamo radicati in un contesto internazionale, e questo è un bene per Siena, perché vuol dire che possono crearsi delle realtà nuove in un lasso di tempo come quello che è successo per la robotica, cioè nell'arco di 10 anni, quindi si possono immaginare nuovi, tra virgolette, mestieri. Poi io vedo un Ateneo molto orientato a difendere quello che ha, certo come tutte le persone che vivono in meccanismi di tipo anche dove ci sono progressioni di carriere, dove ci sono finanziamenti, si spera sempre in meglio, sempre in più. Cioè, io credo in generale che c'è il bisogno di focalizzarsi su qualcosa, facendo anche delle scommesse, no? Perché un'università piccola non può investire a 360 gradi. Poi, partendo dal basso, probabilmente si riesce anche a incidere a livello ministeriale, cercare di correggere quanto lei diceva, certe strutture. Lo sentiamo insieme al rettore Francesco Frati sui conti, i numeri, i bilanci, insomma, il bilancio dell'Università di Siena. Quindi andiamo a sentire. Oggi abbiamo approvato il bilancio di previsione per il 2018, è un bilancio che noi prevediamo farà registrare un utile di 2,5 milioni che serve a compensare gli investimenti, a finanziare gli investimenti che abbiamo intenzione di fare, e sono investimenti che si svilupperanno soprattutto sul campo della manutenzione dei nostri edifici, sul sostegno alla ricerca attraverso un incremento delle risorse destinate al finanziamento del piano di sostegno alla ricerca, e poi risorse dedicate al reclutamento di nuovi docenti, di nuovi ricercatori, così che si possa compensare il turnover fisiologico che il nostro Ateneo, come tutti gli altri Atenei, sta attraversando. Il lavoro compiuto dagli uffici è stato veramente un lavoro straordinario, abbiamo adesso degli strumenti che ci consentono, con la contabilità economico-patrimoniale, di avere un monitoraggio continuo sulla qualità e sugli equilibri che noi dobbiamo mantenere nei nostri conti, e devo dire che, facendo una riflessione un pochino più generale, possiamo essere tranquilli sull'equilibrio ormai raggiunto dai conti dell'Università di Siena, un equilibrio che ci permette di continuare la fase di rilancio, che appunto passa attraverso nuovi reclutamenti e attraverso il potenziamento delle attività di didattica, di ricerca e di servizio agli studenti. Professore, ultima domanda, le start-up, no? Il vostro è uno dei settori in cui la tematica della start-up credo sia pregnante, ecco, sì. Come vanno le cose? Dunque, start-up è una cosa che mi tocca, non in pieno come la ricerca, perché sono un professore universitario, ma mi sfiora e ci si sta avvicinando moltissimo, perché secondo me la strategia è questa, cioè l'università arriva a generare dei prodotti che sono quelli della ricerca, e poi ci sono delle strutture come il Lyson Office ed altre strutture che abbiamo in Ateneo, che cerca in qualche modo di mandare in produzione, in termini di startup, queste realtà. È chiaro che da un laboratorio ricco come il nostro, anche di un materiale umano, cioè noi abbiamo circa 15 ingegneri che lavorano grazie a questi progetti di ricerca, io mi aspetto che da lì, e sta già succedendo, non è ancora una realtà, ma abbiamo vinto questa selezione della Regione Toscana e poi siamo arrivati in finale in Italia con una start-up dove ci sono due ingegneri di altissimo livello del mio team che insieme a me stanno per costruire questa start-up che si occuperà di tecnologie indossabili, ma dove io non sarò il leader di questa startup, cioè io sarò semplicemente il promotore e un po' il visionario di questa startup. Saranno le persone, diciamo, più giovani di me, sicuramente in un'altra fase della loro vita e con un'altra prospettiva di vita lavorativa, che porteranno avanti l'idea di questa startup. Poi un ultimo commento voglio fare in questa ottica: non mi piace l'idea di costruire una startup con l'obiettivo di farsi comprare dalle multinazionali. Non credo che sia, un ottimo servizio per chi è il proprietario della startup, ma non è certo un ottimo servizio per la città, per la nazione e per l'Europa in cui viviamo. Grazie al professor Pratichizzo. Prego. È il momento delle opinioni. Allora andiamo a sentire Senio Sensi, Federico Muzzi, il Santo, e anche Raffaella Ruscitto, che chiude sempre la nostra trasmissione, ma stasera faremo una chiusura natalizia. E quindi i tre opinionisti della nostra trasmissione, uno dietro l'altro.
Buongiorno a tutti, puntata natalizia, vorrei fare gli auguri prima di tutto ai telespettatori, ai lettori del mio blog che sono sempre di più, vorrei fare gli auguri ai tecnici di Siena TV e a tutti quelli che appunto collaborano con la radio e la televisione, un augurio di buon Natale anche alla proprietà di Siena TV e specialmente a Daniele Magrini che è stato l'unico giornalista, devo dire, che in questi anni ha sdoganato le voci libere dei blogger. Voci critiche, voci polemiche, voci molto aspre alle volte, ma che vogliono bene alla città, vogliono una città diversa da quella che per ora abbiamo sotto gli occhi, una città che non sia addormentata, una città che non venga comprata con i lavori pubblici dell'ultimo momento, che non venga comprata con quel bell'albero di Natale che è stato messo in Piazza del Campo, una città che prenda coscienza di quello che può fare e che può essere. Quindi io vi auguro veramente a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo che porti cambiamento in questa città, perché Siena ha bisogno del cambiamento, Siena e i senesi si meritano il cambiamento perché il futuro sia migliore. Quindi buon anno veramente a tutti, grazie di tutto, ci vediamo l'anno prossimo. Con questo incontro ci salutiamo e ci rivedremo a metà gennaio. È l'occasione per ringraziare coloro che, anche solo episodicamente, hanno seguito questa rubrica che parla di noi, parla di Siena, dei nostri vizi e delle nostre virtù. Senza autocelebrazioni, francamente non è il momento, ma nemmeno quell'autodistruzione e flagellazione che va un po' di moda, privandoci anche di un briciolo di speranza, come purtroppo a volte accade. Ed allora vorrei chiudere questo ultimo appuntamento del 2017 con una serie di auguri, solo apparentemente ironici, per ritrovare il gusto di sorridere, non dimenticando però che tutti si può e si deve fare di più. Parliamo dell'albero di Natale in Piazza del Campo. Visto che la novità è piaciuta quasi a tutti, magari i soliti ci hanno visto una manovra elettorale, sarebbe di basso profilo e a basso costo. Dicevo, a quell'albero di fianco alla cappella auguro di non fare la fine di Spelacchio a Roma, mantenendo ben diritta la sua schiena, simbolo dei senesi, almeno di una volta da riscoprire. Ai due orsi in peluche confinati all'interno del ristorante, dopo il cartellino rosso di sovrintendenza e comune, auguro una meritata e giusta collocazione spettante a soggetti divenuti un po' il tormentone invernale. E magari, già che ci sono, alla sovrintendenza auguro di avere lo stesso occhio di riguardo per tante brutture da cui siamo circondati. Ai partiti e movimenti politici in genere auguro di arrivare finalmente a sintesi per i candidati a sindaco. Qualcuno, a mio avviso, ha fatto troppo presto a mostrare il petto e mi sa di bruciaticcio. Altri titubano per non saper che fare, altri ancora se butteranno via l'acqua insieme al bambino, mi sa che non ritroveranno né l'una né l'altra. Al presidente della Fondazione auguro di utilizzare questi ultimi mesi del suo mandato per migliorare un po' la sua, diciamo, squalcita immagine, affinché gli sia consentito di tornare a svolgere più proficuamente il proprio lavoro in ambiti a lui più consoni. Alla prima donna presidente dell'antico e ora nuovo Monte, con problemi ormai si può dire vecchi, auguro ogni fortuna per lei e per noi, ricordandole rispettosamente che quella S nel simbolo MPS significa ancora Siena e non solo Stato. Al Museo Santa Maria della Scala e al suo direttore auguro di riuscire a trovare idee, ma soprattutto soldi, per ripetere mostre come quella del Lorenzetti, ma anche per evitare presenze esterne al museo da butta dentro, già negativi per bar e ristoranti in piazza, figuriamoci. La dignità prima di tutto. Al sindaco e assessori che siederanno al palazzo nel maggio prossimo, auguro di ricordarsi che la giustizia paliesca è roba seria e se male e discriminatamente applicata è da birbantelli. Le punizioni ingiuste non sono buffetti, ma ammazzate indimenticabili. E già che ci sono, a qualche fantino auguro di non ripetere rodei senza cavallo.
Al nuovo direttore delle scotte auguro che possa mantenere le promesse fatte circa lo snellimento del vergognoso calendario per usufruire di prestazioni sanitarie. Alla magistratura di essere oculata e quanto più possibile veloce nella conduzione e conclusione dei processi. Ci sarebbe tanto ancora da augurare, ma raggruppiamo il tutto in un chi ha potere prestato, come diceva Caterina Nostra, e non eterno, svolga il suo compito onestamente, con rispetto del prossimo e avendo presente solo il bene della comunità. Utopie? Diciamo sogni, per non abbandonarci ad ulteriori frustrazioni e non spengere quella fiammella di felice fanciullezza che tutti dovremmo avere, almeno a Natale. Tanti auguri, ci vediamo dopo le feste. Meglio, e ho preferito, finire e chiudere quest'anno con due buone notizie, piuttosto che perdermi nelle solite notizie poco piacevoli o che comunque lasciano l'amaro in bocca. Due notizie scaturite, e questo conviene dirlo, da altrettante notizie che potrebbero lasciare l'amaro in bocca. La prima: Sandra Pelosi potrà trascorrere le imminenti festività nella sua casa. La notizia è che l'acquirente, o colui che si era fatto avanti per acquistare la sua casa all'asta in tribunale il 5 dicembre scorso, pare abbia detto alla signora che non intende definire l'acquisto e quindi rinunciare alla casa per favorire Sandra. Sandra dunque avrà più tempo per poter mettere a posto le sue questioni, soprattutto con le banche e con l'assicurazione, e magari poter ottenere la tranquillità di cui ha bisogno e che senz'altro merita. La buona notizia è che esistono ancora uomini che magari decidono di mettere al primo posto il benessere di una famiglia piuttosto che gli interessi personali, e questa è una cosa, una verità di cui ringraziamo quest'uomo, e ne approfittiamo per augurare sia a lui che a Sandra di trascorrere delle festività serene. L'altra buona notizia, anche qui scaturita forse da una non notizia, ma dall'ennesima prova di quanto, seguendo pedissequamente un regolamento, si può diventare ridicoli, quando non insensati. I due orsi che erano di peluche, che erano stati messi davanti alla taverna del capitano, saranno o sono già stati donati alla pediatria delle scotte. Sicuramente renderanno felici tutti i giovani degenti, così come probabilmente avrebbero reso felici o comunque strappato un sorriso a tutti i passanti che si sarebbero trovati davanti al ristorante durante queste feste. Forse questa questione dovrebbe solo ricordarci che le regole vanno sì rispettate, ma che l'intransigenza di fronte a certi reati o comportamenti gravi, che però stranamente a volte manca, potrebbe essere un attimino accantonata di fronte a piccoli errori o comunque infrazioni che vengono fatte in buona fede, che sicuramente però trasmettono una compartecipazione, una simpatia che dovrebbero essere prese in considerazione. Ma siamo uomini o caporali? Mi è venuta in mente questa frase del grande Totò, che divideva l'umanità in queste due fazioni: quella numerosissima dei caporali, ovvero di coloro che non sono preparati o intelligenti, ma sicuramente sono furbi, sono sicuramente insensibili di fronte ai più deboli e molto servili di fronte ai potenti.
scelgono posizioni di comando e vengono spesso trovati in posizioni di comando, ma non sono in grado di utilizzare questo loro potere per il benessere della collettività. E poi ci sono gli uomini. Gli uomini sono quelli che sudano, che lavorano, che producono, quelli che hanno un cuore e che non hanno paura di utilizzarlo, di consumarlo fino all'usura, perché sono convinti che solo in questo modo daranno valore alla loro vita. Se davvero così fosse, come diceva Totò, che esistono uomini ed esistono caporali, beh, il miglior augurio che posso fare a tutti è di vivere e di essere uomini, e quindi, perché no, di essere la buona notizia del 2018. Bene, ci ha raggiunto Francesco Ricci, stavolta non per presentare un libro, ma per dare dei consigli per gli ultimi regali, regalando libri, giusto? Proprio così, Daniele, proprio prima così. Però vediamoci insieme La storia siamo noi, la rubrica di Duccio Balestracci e Mauro Martellucci, quindi Duccio Balestracci in campo, e poi c'è anche il gatto, sai, ormai c'è anche il gatto, ormai successo, un idolo cittadino, no? Vediamo. È Natale e sulle tavole di ogni senese non potrà mancare il nostro dolce nazionale, il panforte, un dolce che tutti quanti conosciamo, regolamentato da un rigido disciplinare per quello che riguarda l'altezza, per quello che riguarda le dimensioni, per quello che riguarda il peso. Il panforte bianco che deve avere il 25% dei canditi fatti con cedro candito e alla vaniglia sopra, mentre invece quello nero è fatto con il 40% di canditi composto da melone candito e ha sopra il pepe. Fra i componenti aggiuntivi ci può anche essere il cacao, che non è un'invenzione estroversa dell'età moderna in realtà, perché il primo che ha usato il cacao sembra che sia stato Giovanni Parenti nel 1821. Il panforte di Siena ha ottenuto nel 2013 la definizione di prodotto IGP. Ha creato addirittura una grafica riconosciuta proprio come grafica particolare, quella che tra la fine dell'Ottocento e il Novecento attinge nelle confezioni del panforte alle decorazioni di gusto floreale, liberty, neogotico, e che è stata definita proprio ufficialmente uno stile carta di panforte, incarto di panforte. Il nostro panforte ha una storia estremamente bella, estremamente complessa, estremamente lunga. Nasce come il pan melato, un dolce molto usuale che si ritrova non soltanto a Siena ma da tantissime parti, e che è composto di pane appunto con del miele dentro e soprattutto con della frutta, che però non era frutta candita, non era frutta cotta, era una frutta che veniva panificata, messa nell'impasto ancora fresca, e questo creava poi alla fine un gusto acido, come si dice a Siena, un gusto forte, quando si dice prendere il forte, da cui il nome di panforte. Di panforte o di pan pepato, quando poi in questo miscuglio di frutta e di farina incominciò ad essere inserito il pepe, incominciarono ad essere inserite le spezie. Anche questo non è soltanto un dolce senese. Il pan pepato si ritrova a Ferrara, si ritrova a Foligno, si ritrova a Spoleto, si ritrova da tantissime parti, ma alla fine del 400 in curia papale a Roma o nelle corti europee riconoscono che il miglior pan pepato che esiste in Europa è il pan pepato di Siena, e avevano ragione. D'altra parte, nell'Ottocento uno scrittore americano molto importante, era William Dean Howells, morto nel 1920, scrive una descrizione di Siena e la descrive proprio sotto la cifra del panforte, di questo dolce che dice il dolce più buono che ha mai sentito, anzi aggiunge anche che ha mangiato del panforte a Firenze e l'ha trovato veramente insipido e schifoso. Effettivamente ognuno faccia il suo, il lampredotto lo fanno bene loro, il panforte lo facciamo bene noi. La prima testimonianza di panforte senese risale al 7 febbraio del 1205 ed è contenuta in un documento dell'Archivio di Stato nel quale si dice che le monache di Montecelso, Montecellesi, qui a Fontebecci, subito fuori città per capirsi, ricevono ogni anno come censo dai loro coloni del pane con miele e dice anche pepe. Può darsi i coloni si potessero permettere il pepe, non saprei dire. È un fatto che nel 1515 il Concistoro di Siena distribuisce per le feste ai suoi membri pan pepato e biricuocoli. Biricuocoli sono l'equivalente dei nostri cavallucci. Negli anni 30 dell'Ottocento una
preteso ritrovamento di una pergamena danneggiata, si dice nell'archivio di Stato di Siena, danneggiata dai segni di un incendio, scampata a un incendio, se la cosa sia vera o non vera, questa non ve la so dire, parla di una ricetta di pan pepato ritrovata nella grancia dell'ospedale di Montisi. Era un dolce stagionale, si faceva quando la frutta era più facilmente, si poteva trovare meglio la frutta, adesso si può fare tutto l'anno. Era fatto da speziali, era una specialità da farmacia. Nel 1599 gli speziali senesi scrivono, anzi al Granduca, e si offrono di insegnare a tutti gli altri come si fa per bene il pan pepato per evitare che vengano fatte delle porcherie. E all'inizio del Settecento troviamo quello che possiamo definire un primo disciplinare di questo dolce, perché vengono stabilite quelli che sono i prodotti base, i prodotti che non devono mancare nel panforte, e sono 17. All'inizio dell'Ottocento si recupera il vecchio nome di panforte. Qual è la prima fabbrica di panforte a Siena? È un po' difficile stabilirlo. Nel 1776 un ex terziario francescano dell'Osservanza, Natale Pepi, torna a fare il farmacista e presso la sua farmacia fa questo dolce. E nel 1810 si parla della prima fabbrica di panforte a Siena di Natale Pepi, però d'altra parte il farmacista Giovanni Parenti nel 1829 si arroga il diritto di essere definito il primo industriale, per così dire, di panforte a Siena. A proposito, la fabbrica di Giovanni Parenti, se volete ve la potete ancora andare a vedere, perché è quella che si vede vicino al ponte di Ravacciano. Nel 1813 il nome panforte viene attestato da Ugo Foscolo, il quale ringrazia con molto entusiasmo per i panforti, dice, che ha avuto da Siena dalla nobildonna Quirina Maggiotti Mocenni. E questo nome viene registrato nel 1865-74 nel vocabolario della lingua italiana di Niccolò Tomaseo, per essere recepito dall'Artusi, famoso Artusi, nel 1891 come dolce tipico di Siena. Un dolce tipico di Siena che a partire dalla fine dell'Ottocento ha una mutazione importante. C'è un'incertezza della datazione. Alcuni dicono che questo avvenne durante la visita a Siena di Margherita di Savoia e di Umberto del 1879. Altri dicono quella del 1887. Il disciplinare parla del 1887 e noi a questo ci atteniamo. Ma sono bellissime le leggende che sono nate intorno alle origini del panforte. Niccolò Salimbeni è il leader della brigata Spendereccia, avrebbe donato alle monache di Montecelso tutta una partita di spezie, una suorina avrebbe trovato, perché aveva lasciato tutto in confusione, tutto mescolato, aveva messo tutto a cuocere e era venuto fuori una cosa buonissima. E un'altra storia, un'altra monaca sempre di Montecellesi o Montecelso, Suor Berta avrebbe offerto questo dolce a Ottaviano degli Ubaldini, il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, fratello di Ubaldino degli Ubaldini, quello che Dante Alighieri mette nel purgatorio perché era una persona particolarmente golosa. Un'altra storia dice di una suor Ginevra chiusa in un convento per un amore impossibile. Il fatto che si svolgano tutti nel convento vuol dire proprio che questo dolce è legato alle spezierie, appunto, dei conventi, che mentre sta preparando un pane dolce, un pane mielato, sente la voce dell'amato che era dato per disperso nelle crociate, dall'emozione gli casca una quantità di spezie, una quantità di canditi, una quantità di pepe in questo dolce e viene fuori una cosa buonissima. Un'altra storia ancora dice che una suor Berta, questa volta nel 500, avrebbe elaborato questo dolce per corroborare i senesi stretti dall'assedio. Quella che viene raccontata ai bambini negli anni 50, Le fiabe di Nonno Ghiottone, un libro che andava per la maggiore di Carlo Di Mattia, racconta di un panforte che nasce intorno a un palio, in un momento non meglio identificato, con scambi di cavalli e cose rocambolesche. A proposito, per gli amici del drago, il palio raccontato da Di Mattia viene vinto appunto dalla contrada del drago. Ma quella che preferiamo di più, quella che amiamo di più,
è la leggenda che vuole il panforte legato a Montaperti. I soldati senesi si erano portati i panforti in tasca, per questo dice erano rotondi perché c'entravano meglio, e con questo si erano irrobustiti. Un morso di panforte e un chiocco nel capo a un guelfo. Per fortuna finirono prima i guelfi del panforte. Bene, è tutto. La storia del panforte e le leggende del panforte sono queste. Il nostro candidato sindaco ha deciso che panforte bianco o panforte nero, purché il futuro sindaco di Siena sia bianco e nero e soprattutto gatto. Buone feste da Serafino, candidato sindaco, buone feste alle quali ci aggiungiamo anche Maura Martellucci e il sottoscritto. Ci rivediamo dopo le feste di Natale. Eccoci qua, grazie a Duccio Balestracci, ovviamente a Maura Martellucci anche per tutta questa serie che sono con noi, così tutti gli opinionisti, Senio Sensi, Federico Muzzi, Raffaella Ruscitto, Orlando Pacchiani, tutti, come dire, gli asset della nostra trasmissione, e grazie anche a te ovviamente. Grazie a te, Daniele, per il tuo contributo. Che ci dici? Che libri dobbiamo regalare? Dunque, 5 libri in linea con quello che è lo spirito della nostra rubrica, certo. Vale a dire privilegiare autori ed editori senesi o comunque romanzi, saggi che presentano Siena al centro delle pagine. Allora, un giallo gotico ambientato nel 1338 affresco di Fausto Tanzarella. L'ennesima indagine dell'avvocato Cristofori in un anno particolare come il 1338, nel quale Ambrogio Lorenzetti lavorava al suo celeberrimo affresco, e la scoperta di un cadavere, che poi uno dei più stretti collaboratori del maestro, significherà l'inizio dell'indagine. Poi un volume collettaneo, Lo strillone di Piazza del Monte e altri racconti antifascisti senesi. Collettaneo non ha nulla a che fare con le fogne. Il professore, voglio dire, autori vari. Autori giusto? Vari, autori vari, sono 8 autori, certo. Tra l'altro rientra in un interessante progetto di Luca Betti in 3 volumi, dar voce circa 24 autori che testimoniano l'importanza di mantenere viva una coscienza ed una memoria antifascista. Il che non guasta. Il che non guasta, e le vicende recenti ce lo insegnano. Esatto. Poi una bravissima scrittrice, molto impegnata soprattutto nella questione femminile, della violenza di genere, Alessandra Cotoloni. Presentiamo Doppio Petto Blu, che è, facciamo vedere anche Doppio Petto anche, Blu, che narra la copertina. Vicenda, una bellissima copertina per un bellissimo libro, al centro il disagio di una donna che abbraccia la carriera di escort non perché sia un modo facile per fare soldi in fretta, ma perché si trova all'interno di un contesto familiare e lavorativo che a un certo punto le lascia intravedere questa come ultima soluzione. Come dire, drammatico, ma drammatico. Però è un libro, per carità, quindi è fiction, però insomma il mondo non è così distante. Non è molto distante, ecco, questo è un po' un elemento comune a tanti dei libri che oggi presentiamo. Poi, freschissimo, di stampa, è arrivato ieri in libreria, tra l'altro Simonetta Losi, che tutti riconosciamo, La lingua senese di Federico Tozzi. È un libro interessantissimo. Mi fai ricordare che la sua rubrica qui si chiamava Lingua Senese, ha fatto non cose, a caso. Non a caso, gradevolissime, e in bocca al lupo a Simonetta. Ed è veramente un libro impegnativo, ha richiesto tanto lavoro, è una sorta di glossario, cioè in pratica vengono riunite delle testimonianze che coinvolgono l'area del verbo, l'area del sostantivo, che rinveniamo nei romanzi, nei racconti di Federico Tozzi, ma che i senesi ancora oggi impiegano: fruttaiolo anziché fruttivendolo, essere incomodo, donnicciola, doventare anziché diventare. Un bello, libro veramente bellissimo, interessantissimo. Bellissimo. E da ultimo un libro più doloroso, ma d'altra parte il Natale, soprattutto per chi ha perduto una persona cara e che animato si intende come Mario Lisi da una forte fede, anche il momento sì della nostalgia ma anche della certezza che quella
persona verrà ritrovato un domani. Infatti in Ciliegie Rosse Mario Lisi racconta l'esperienza umana e professionale di sua moglie morta giovane a causa di un brutto male. E c'è tanto in questo libro, c'è il dolore di un marito, c'è però anche il mondo della scuola, in particolar modo della scuola elementare. Mario era un segretario, la moglie una maestra, e quindi anche un ritratto di come la nostra scuola, proprio qui a Siena, sia cambiata negli ultimi decenni. Perfetto, grazie a Francesco Ricci, tanti auguri. Grazie ovviamente. Al ci pubblico vediamo e grazie il 13 a te Daniele, gennaio, ci vediamo il 13 di gennaio. E adesso invece noi ci vediamo insieme al videoclip tratto dall'archivio della TV della Memoria a cura di Massimo Biliorzi. Bene, adesso l'aggiornamento dalla redazione e quindi in campo Veronica Costa e le notizie. Torniamo con gli aggiornamenti dalla redazione, apriamo con un nuovo incidente alla Coroncina. Infatti solo pochi giorni fa davanti alle abitazioni all'altezza del bivio con la strada della Tressa una macchina ha tamponato una moto e il guidatore è finito a terra. Molti gli incidenti che stanno colpendo questa zona della città. Ad ottobre infatti un uomo di 80 anni aveva perso la vita mentre stava attraversando la strada proprio davanti ai negozi alla fermata del Pollicino. Subito dopo si era svolto un incontro tra i cittadini e il sindaco proprio per parlare della scarsa sicurezza della strada e della mancanza di illuminazione. Il comune aveva avanzato varie soluzioni, dalla deviazione del traffico pesante a nuovi attraversamenti rialzati, ad un semaforo a chiamata pedonale, alla verifica delle installazioni di nuovi autovelox, modifiche che però necessitano di tempi lunghi per essere attuate. I primi di dicembre poi un nuovo incidente, sempre nello stesso punto degli altri, proprio nel tratto stradale più volte segnalato. Adesso un altro episodio che continua a far crescere la paura e la rabbia fra gli abitanti della zona. Questo pomeriggio alle 18 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico si svolgerà la cerimonia di consegna del premio Mario Celli alla regista Roberta Torre, al tennista Paolo Lorenzi e alla ricercatrice Monica Bocchia e l'omaggio al cavallo dell'anno al proprietario di Porto Alabe. Oltre alle persone premiate saranno presenti il sindaco Bruno Valentini, la direttrice della Voce del Campo Maria Pia Corbelli, il rettore dell'Università di Siena Francesco Frati e il giornalista Maurizio Bianchini. Porto Alabe sarà inoltre portato in Piazza del Campo per ricevere l'affetto dei contradaioli.
E ora chiudiamo parlando del Natale. Infatti quest'anno è stato acceso per la prima volta il nuovo albero di Natale in Piazza del Campo. Martedì, dopo la chiusura dei lavori del Consiglio Comunale di Siena, si è illuminato il grande albero addobbato per rendere ancora più magica la meravigliosa piazza durante le feste. L'atteso evento è stato accompagnato dalle note di 3 ottimi musicisti allievi del Siena Jazz. Non sono mancati inoltre i personaggi del Palazzo di Babbo Natale. Una passeggiata ha condotto gli inquilini di Palazzo Patrizi fino davanti a Palazzo Pubblico, durante la quale Babbo Natale e gli Elfi hanno consegnato caramelle a tutti i bambini presenti. Un nuovo albero per la città e un momento per augurare a tutti i cittadini un buon Natale, di cui ci ha parlato il sindaco di Siena, Bruno Valentini. Noi assistiamo a questo evento che è una prima volta per la nostra città. Un albero di Natale nella sua piazza più significativa, anche se esistono anche altre piazze importanti a Siena, la Piazza del Campo è il simbolo della nostra città e della nostra storia. Vorrei far notare che insieme all'albero di Natale ci sono anche 2 presepi che vengono praticamente inaugurati oggi, uno fatto dai Boy Scout che è nella Cappella di Piazza e un altro fatto da Riuscita Sociale, una cooperativa molto impegnata sul fronte dei disabili che è nell'ingresso del Palazzo Pubblico. Quindi un Natale in piena regola che mi dà l'occasione per fare i migliori auguri a tutti i nostri bambini e ai nostri senesi, nonché a tutti quelli che vorranno visitare la città in queste feste, è anche un buon anno, ma per quello approfitteremo della festa di Capodanno con la banda Bardot in piazza. Bene, allora entriamo un po' adesso nella chiusura della nostra trasmissione, entrando un po' in atmosfera natalizia, lo facciamo certo. Chiedendo di aiutarci a Francesco Burroni, grazie di essere qui con la sua chitarra. Entriamoci però attraverso questo filmato che riguarda uno dei tanti presepi viventi che ci sono nelle nostre terre senesi in questi giorni. E quindi andiamo a vedere questo trailer, mettiamola così, di Presepium, il presepe vivente di Casole d'Elsa. Chiese sempre lo stesso mercenario, no, tutti e due. Guardate che schiavo. Io posso comprare questo chiave, ti do soldi. Comprate il miglior pane che ci sia a Betlemme. Natale e natalità vuol dire inizio di cambiamento. Bene, allora c'è tanta passione in queste cose, genuine, certo, no? Certo, tanto certo, la gente certo, si ritrova. Certo. Francesco Burroni, che cosa ci puoi far sentire che ci aiuti a immergerci nel Natale che arriva? Io nel Natale parlerei,
perché c'è questa immagine del Natale povero, di questo bambino, di questa famiglia sbandata, senza un tetto, senza niente, questo povero bambinello che nasce in questa mangiatoia, però forse c'è anche qualcosa, forse non è lui l'ultimo. Allora ho pensato, quando uno, ecco, un pellegrino arrivava in una chiesa medievale, vedeva l'affresco del presepe e chiaramente capiva che il protagonista era il bambinello, c'era anche l'aureola, i comprimari Giuseppe e Maria, i re magi, eccetera, eccetera, ma alcuni personaggi sono minimi, no? Diceva Bertolt Brecht, dice sì, Cesare conquistò le Gallie, ma chi glielo faceva da mangiare? Chi diceva? E allora io ho immaginato il bambinello, l'asinello, ecco, l'asinello, e mi domando, ma questo bambino che scalda il figlio di un altro, ma ci avrà anche lui una famiglia o no? Cioè l'asinello? L'asinello, ci avrà anche lui una famiglia. Tiene famiglia l'asinello o no? E perché allora, lì e non con la sua famiglia? E allora c'è un lamento del figlio, invece del figlio di Gesù, il figlio dell'asinello. A Betlemme e l'asinello, per scaldare il bambinello, ha lasciato tutto solo piccinino e ciuscettino l'asinino. Non sarò Gesù bambino, fa incazzato l'asinino, ma so sempre il tuo figliolo, e so anch'io al freddo al gelo, o per di più, so anche da solo. Ma sta zitto, non fa il cretino, se non scaldo sto bambino quando non entra nel santino, o lo vedi che a scaldarlo siamo in due, alla storia vuoi che passi solo il bue? Che mi importa del Natale, tanto io sono animale, porterò tutta la vita su con una salita, sacchi pieni di farina, grano e riso, quando muoio non vo nemmeno in paradiso. Vieni qui, caro bambino, a far caldo al tuo cittino, se non entri nel santino. Non mi pare proprio un dramma scaldaggio sul bambino, che ci pensi la sua mamma? Penso all'applauso lo fui io, perché molto molto. E poi c'è su bue una breve, perché sì. Il bue è triste, è una filosofia molto breve, fa, è solo il bue, perché c'ha la bua, ma se c'ha la bua, allora sono due, furbo sto bue. Quindi bue e l'asinello l'abbiamo sistemato. No, se vuoi vedere questa sulle renne, ecco, sì. Le renne fantastiche. Perché le renne c'è tutta questa immagine più e poi c'è sempre questo Babbo Natale e frusta le renne. Insomma, certo. Perché che mi sembra tanto carina quella cosa? No. Poverino, c'è questa immagine sempre di lì del Natale e c'è sempre questo Babbo Natale e frusta le renne. E che poverino, insomma. Allora io ho scritto questa cosa. Tradizioni di Natale. Il 25 come tradizione Babbo Natale arriva con la slitta e mentre la neve casca fitta fitta viene a portare regali e il panettone. Ma una renna che stava appena ritta gli fa ma almeno un po' di compassione. Perché ci frusti ancora sul groppone se d'anni ormai c'è la motoslitta? Lo fa per tradizione e nulla toglie che dopo a casa se mi gira male piglia frustate anche la mia moglie. Non capisco proprio di che vi lamentate. Queste sono le tradizioni di Natale. Jingle bell, e giù fruttate. Senti, ma abbiamo parlato dell'asinello, del bue, delle renne, ma sull'orsi bianchi ti viene niente così? Sull'orso bianco. Perché l'improvvisazione, così, se ti viene qualcosa. Sì, vediamo, facciamo una storia dell'orso. Io sono un orso, se ti avvicini ti do un morso e poi ti mando pronto soccorso. E non ti paia un fatto strano che io vado al ristorante del capitano. Sono venuti persino da Como, m'hanno detto c'è l'orsi vicino al domo. Ci stanno bene, ci stanno male, fanno come gli pare e buon Natale. Non era preparata, eh? No, assolutamente. Vabbè, senti, la chiudiamo qui o c'è ancora una bella? Io c'ho questa canzone dei Gufi, no, vai, 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 questa me facciamo. Negli anni 60. Era Natale nell'area del Pascià, gli eunuchi se ne stavano mano in mano, tra decine di splendide beltà, seduti sopra questo quel divano. Entra il Pascià con il fare marziale, lo sguardo fiero e le possenti spalle, gli chiede che volete per Natale. Gli eunuchi gli rispondono le gloria nei cieli, pace quaggiù, dal bue l'asinello è nato Gesù. Anni 60 c'era il problema della pillola. Sì. Era Natale nell'oceano indiano, ma piena estate ancora in Vaticano, il collegio dei santi cardinali
ha deciso di proibir la pillola a cristiani. Son questi, afferma il coro rispettoso, scherzi da preti ad alto livello. Ci sembra veramente sia rischioso fidarsi solamente del gloria nei cieli, pace quaggiù, tra il bue e l'asinello è nato Gesù. Era Natale alla Casa Bianca, l'esercito era lì col presidente a preparare una nuova missione per far la guerra là in Medio Oriente. Là il sacro fuoco della libertà spetta l'onore a noi di mantenere. Tutti insieme risposero i soldati, con quella pace scaldati il sen, gloria nei cieli, pace qua giù, tra il bue e l'asinello è nato Gesù. Presidente, era Johnson, allora, sì, questo è un classico. Quest'altro con la parrucca. Bene. Allora, grazie davvero a Francesco Burroni di essere stato con noi e di averci aiutato a entrare nella magica atmosfera del Natale. Dalla parte degli ultimi è sempre meglio, perché poi gli ultimi saranno i primi. Grazie davvero. Ciao, grazie. Grazie a chi ci ha seguito. Noi appunto chiudiamo qui. Ricordiamo che di sabato torna, come sempre di sabato, anche il 30 dicembre, perché il 30 dicembre facciamo un anno di sabato, quindi ripercorriamo un po' le nostre puntate. Non ci rimane che dirvi davvero tanti auguri di buone feste, serenità, pace, cose belle, in famiglia, con chi volete. Buon Natale. Grazie ancora. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have